Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. A pochi giorni dalla scomparsa di James Caan, se ne va un altro volto celebre della saga degli italo-americani. L'attore aveva 79 anni. La notizia è stata data dal suo agente, Bob McGowan, che però non ha fornito altri dettagli. Il manager lo ha definito un cliente di lunga data molto fedele. Lo conosciamo tutti, infatti ha partecipato a numerosi film interpretando vari ruoli. Vediamo di chi si tratta. La notizia è stata condivisa su Instagram anche dal coprotagonista della famosa saga, Michael Imperioli. L'attore ha commentato: "Era unico, duro, fedele e generoso come non ho mai visto nessuno in vita mia. Sono stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Ma la sua è stata soprattutto buona. E abbiamo riso tanto insieme." L'attore era di origini campane, era diventato un attore popolare dopo una serie di ruoli in film come Quei bravi ragazzi, Pallottole su Broadway, La dea dell'amore, Gotti, Copland, Harry a pezzi e Mickey occhi blu. A lasciarci è Tony Sirico, il Paoli e Gualtieri della serie TV dei Sopranos. Sirico, il cui vero nome era Gennaro Anthony Sirico Jr., era nato a Brooklyn. Sirico aveva portato sul set un po' di vita vera. Da giovane aveva lavorato per il boss della mafia Carmine Persico, legato al clan della famiglia Colombo, una di quelle che controllavano e controllano ancora New York. La serie Sopranos resta la sua grande ribalta e un compromesso con la vita. Prima di accettare di interpretare il ruolo di Gualtieri, Sirico chiese che il suo personaggio non diventasse mai un informatore della polizia. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.